Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Poi voglio andare a sentire Alice Line, che è arrivata al congresso nazionale della CGIL a Rimini. È un piacere essere qui a Rimini al congresso nazionale della CGIL, al centro del tema del lavoro. È stato al centro anche del dibattito di ieri alla Camera, dove abbiamo voluto ricordare che questo è un paese in cui il lavoro si è impoverito e si è reso sempre più frammentato e più precario. Noi ci batteremo per un salario minimo, perché sotto una certa soglia davvero non si può parlare di lavoro, perché è sfruttamento. Ci batteremo perché ci sono più di 3 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano, e perché questo mi sono sentita di porre ieri all'attenzione del governo e della presidente Giorgia Meloni. Siccome non possiamo più accettare, tanto più in una situazione di alta inflazione, rischio per il potere d'acquisto delle famiglie, non possiamo accettare che ci siano salari così bassi e contratti così precari. E quindi, accanto al salario minimo, le battaglie che abbiamo citato ieri per la legge sulla rappresentanza che spazziva i contratti pirata, e chiaramente anche quella per riuscire a limitare finalmente i contratti a termine, che condannano alla precarietà moltissimi giovani e moltissime donne di questo paese. Ma con chi la farete questa battaglia? Calenda ha già detto che le sue parole sul salario erano vuote, una politica da talk show. Oggi abbiamo il piacere oggi di confrontarci. Il salario minimo è uno dei temi su cui tutte le opposizioni in Parlamento hanno presentato mozioni o hanno presentato delle proposte di legge, quindi ne discuteremo a breve. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie. Va bene, direi.